Sai già che con Windows Defender non si può andare avanti, quindi cerchiamo di trovare il migliore antivirus per Windows 11 che userai da ora in poi. Prima di iniziare, stiamo cercando di raggiungere i 1000 iscritti entro la fine dell'anno, quindi aiutaci e iscriviti. Grazie in anticipo. Tutti questi fornitori potrebbero essere considerati i migliori antivirus per Windows 10 nel 2023, poiché funzionano bene su entrambe le versioni di Windows. Ma se dovessi scegliere un antivirus completo che è molto vicino ad essere il migliore tra i migliori, sarebbe Total AV per Windows 11. È l'antivirus che è diventato rapidamente la mia scelta, con un eccellente rilevamento di malware e funzionalità. Il motivo principale per cui questo è il miglior antivirus per Windows 10 o 11 è che offre una protezione completa contro tutta una serie di minacce. Sono presenti tutti gli elementi necessari per un buon antivirus: protezione in tempo reale, rilevamento di ransomware, scansione cloud, protezione anti-phishing e scanner per le violazioni dei dati. Dispone inoltre di numerosi strumenti per ottimizzare il PC. Se sei come me e hai file sparsi per tutto il PC, il trova file duplicati sarà una salvezza per la pulizia. Il piccolo problema è che il piano di prezzo base è sprovvisto della maggior parte delle funzioni appena menzionate, quindi dovrai optare per un piano più costoso per ottenere una versione migliore di Total AV. Bitdefender o Surfshark Antivirus invece potrebbero essere migliori per un pacchetto più economico e completo. Un altro aspetto che manca è un buon sistema di backup su cloud, ma questo dipende più dalle tue esigenze. Naturalmente effettuiamo molti test indipendenti, di solito si tratta di scaricare e infettare il nostro PC di prova con 10 malware e di testare tutte le opzioni di scansione possibili di ogni fornitore. Per darti un riferimento sui risultati, se un antivirus trova almeno 7 file dannosi su 10, può essere considerato un antivirus che vale i soldi. I risultati di Windows Defender? Sono stati trovati 0 file dannosi. Quindi, sì, l'antivirus predefinito non è proprio la strada da percorrere. La recensione di Total AV per la protezione sbaraglia tutti e riesce a trovare facilmente tutti e 10 i file con la sua scansione del sistema. Certo, la scansione rapida, come per tutti i provider, non trova alcun malware. Si tratta più che altro di minacce ben note che potrebbero essere facilmente riconosciute. Nel 2022 ho testato Total AV contro più di 2000 malware e se siete interessati ti linko questo video. Total AV è stato testato anche da laboratori indipendenti. AV Test ha premiato il servizio con un massimo di 6 punti in termini di prestazioni e usabilità. Ha inoltre dimostrato che Total AV ha bloccato con successo il 97% degli attacchi malware zero day nel 2022. In più, Total AV ha una versione gratuita e, ad essere onesti, questo piano gratuito è abbastanza buono per la sicurezza di base di Windows. Viene fornito con uno scanner di malware, una protezione anti-phishing e un limite per singolo dispositivo. Naturalmente, per una protezione migliore e più completa consiglio sempre di optare per i piani premium. Il piano Total Security è quello che offre il miglior rapporto qualità-prezzo, poiché include una VPN, un gestore di password e un AD blocker, ma è un po' costoso. Se hai bisogno solo di un antivirus, i piani Total AV diventano molto convenienti. Ho lasciato nella descrizione offerte di sconto esclusive più aggiornate, quindi non dimenticarti di usarne una per risparmiare parecchio. E puoi sempre disdire, dato che questi fornitori offrono una garanzia di rimborso. Se vuoi qualcosa di più flessibile e conveniente, Bitdefender potrebbe essere il fornitore giusto. Non è solo un antivirus. Bitdefender include un gestore di password, una VPN e un PC Optimizer, solo per citare alcuni aspetti. Una caratteristica piccola ma davvero utile è rappresentata dai profili. Questi consentono di creare diverse impostazioni e di cambiarle al volo. Ad esempio, posso impostare il profilo lavoro per ridurre al minimo tutte le scansioni e l'impatto di Bitdefender sul PC mentre lavoro. Ok, diamo un'occhiata ai risultati dei test sulla protezione da malware. Come per tutti i provider di questo elenco, le scansioni rapide sono più adatte ai malware noti e analizzano solo le directory principali del dispositivo, quindi non ha trovato nessuno dei 10 file dannosi. Tuttavia, con la scansione del sistema, trova 9 minacce su 10, un risultato sorprendente. Tutte le recensioni di Bitdefender da fonti indipendenti affermano la stessa cosa. È ottimo. Ha persino vinto il premio prodotto dell'anno di AV Comparatives per 4 volte in totale, più di qualsiasi altro programma antivirus.
Inoltre, Bitdefender ha bloccato il 100% delle minacce durante il periodo di test d'aprile 2022. Questo include tutti i tipi di minacce, da quelle nuove a quelle vecchie, come i virus zero day o quelli di 4 settimane. Sebbene Bitdefender disponga di un'ampia gamma di strumenti e funzioni, come la maggior parte dei migliori fornitori di antivirus, la VPN che offre è un po' carente. Il limite di dati del piano base è troppo restrittivo, quindi non è possibile un uso quotidiano. E Bitdefender offre solo un protocollo di tunneling, non il più moderno o versatile. Catapult Hydra. Per rendere questa VPN veramente utilizzabile, dovrete passare ai piani Premium Security o Premium VPN. Proprio come Total AV, Bitdefender offre una versione gratuita. E beh, potrebbe essere un filo migliore di Total AV. Si tratta di un pacchetto abbastanza completo che include una scansione dei virus, funzioni di protezione in tempo reale e protezioni da attacchi di phishing o ransomware. Potrebbe essere il miglior antivirus gratuito per Windows 11. Ciò che mi piace molto dei piani di Bitdefender è che non sono limitati ai dispositivi. Con ogni piano è possibile scegliere il numero di dispositivi da coprire. Questo rende i prezzi molto flessibili ed è possibile ottenere un anno di antivirus Plus a un prezzo accessibile. Se state cercando l'antivirus più conveniente per Windows 11, Bitdefender è una delle scelte migliori. Per una suite di sicurezza informatica all inclusive di livello superiore, abbiamo invece Norton Antivirus. Non è il fornitore più economico dell'elenco, ma ha caratteristiche molto solide. Norton per Windows 11 ha la trinità della buona protezione internet: VPN, gestore di password e antivirus. Tuttavia, ho un problema con Norton. La cosa più fastidiosa è l'apertura costante di nuove schede o applicazioni. Voglio dire, arriva al punto di essere comico. Se si desidera un determinato strumento sull'applicazione desktop, si apre una nuova scheda. Vuoi ottenere una nuova funzione specifica sull'app mobile? Che ne dici di installare una nuova app? Per essere così inclusivo è costruito in modo davvero strano. Per quanto riguarda i nostri test, abbiamo inserito 10 file maligni nel nostro PC di prova ed eseguito alcune scansioni diverse. La scansione dell'intero sistema mostra perché Norton è un antivirus davvero di qualità, trovando tutti e 10 file maligni e impiegando solo 11 minuti per terminare. E non siamo gli unici a lodare la protezione di Norton. Ha una lunga storia di risultati perfetti, o quasi, nel rilevamento dei virus. Anche durante l'ultimo periodo di test AV indipendenti, la suite di sicurezza Norton ha catturato il 100% di malware zero day e non ha rilevato alcun falso positivo. Il piccolo svantaggio di Norton è il prezzo. È il software antivirus più completo di questo elenco e se il prezzo è il fattore principale, vi consiglio di scendere Bitdefender. Quantomeno Norton offre una prova di 30 giorni per testarlo. Per la protezione premium è possibile ottenere Norton Antivirus per meno di 20 euro all'anno, ma per il pacchetto completo è necessaria una somma elevata. Offre tutta la sicurezza necessaria e lo spazio di archiviazione nel cloud. Tuttavia, se puoi spendere un po' di più, ti consiglio il piano Deluxe 360. Ha ben 50 GB di spazio di archiviazione cloud, un'ottima VPN, il monitoraggio del dark web e il controllo parentale. È quindi l'ideale per proteggere i dispositivi di tutta la famiglia. Per qualcuno potrebbe sembrare strano, vero? Aspetta, Surfshark è una VPN, pensavo che questo fosse il video sul miglior antivirus. Surfshark è noto soprattutto per la sua VPN, ma ora offre anche un potente antivirus con il suo nuovo piano Surfshark One. La funzione aggiuntiva che non avrei mai pensato di utilizzare così spesso è Surfshark Search. Permette di effettuare ricerche sul web senza pubblicità, ma soprattutto in modo privato. Odio quando nella ricerca di Google si deve scorrere un chilometro in basso solo per rimuovere i risultati pubblicitari. Con Surfshark non ci sono risultati basati sui profili delle ricerche precedenti o altre sciocchezze. È uno strumento semplice che mi piace usare. Vale la pena ricordare che questo antivirus non dispone di un firewall integrato per impedire alle minacce informatiche di introdursi nel dispositivo. Si tratta quindi di un ottimo strumento di protezione, ma non di prevenzione. Inoltre, non è presente uno scanner di vulnerabilità che aiuti a prevenire potenziali minacce e, poiché si tratta di un nuovo fornitore sul mercato, al momento sono stati condotti pochissimi test indipendenti. Per quanto riguarda i nostri test, pensando che Surfshark sia più che un altro provider VPN, ci si può aspettare che sia un po' sottotono, ma in realtà non è così. Sì,
Surfshark è riuscito a trovare 9 dei 10 file dannosi presenti sul PC di prova. Anche se non è un punteggio perfetto, quando un antivirus viene fornito con una VPN completa, soprattutto a questo prezzo, è un risultato sorprendente. Surfshark Antivirus è un po' diverso dagli altri fornitori di questo elenco per quanto riguarda i prezzi. Il motivo è che viene fornito con un solo piano, Surfshark One, appunto. Questo piano include sia la popolare VPN Surfshark che questa versione dell'antivirus. Il prezzo che si può ottenere è inferiore a 4 euro al mese se si sceglie un'opzione di fatturazione più lunga. Se non si dispone di una combinazione di VPN e antivirus, Surfshark One potrebbe essere il migliore che si possa trovare. Indipendentemente da come navighi, tutti i tuoi dispositivi andrebbero protetti. Quindi, se uno di questi ti sembra il fornitore ideale, controlla la descrizione per approfittare delle migliori offerte. Credo che il 2022 sia stato l'anno delle grandi combinazioni e NordVPN non fa eccezione. Esiterei a dire che si tratta di un antivirus a tutti gli effetti, è più una sorta di equilibrata via di mezzo per gli utenti che vogliono semplicemente attivare la protezione e basta. L'antivirus NordVPN aiuta a evitare le minacce in diversi modi. Innanzitutto, impedisce di visitare siti dannosi con un messaggio di avvertimento. Inoltre, analizza i file scaricati alla ricerca di eventuali infezioni. Poi blocca i tracker invasivi, aiutando a prevenire le pubblicità mirate. Ed infine, protegge da annunci invadenti durante la navigazione. Come ho detto, non si tratta di una suite completa, ma di un'ottima combinazione di funzioni antivirus e VPN. Passando ai test, abbiamo un approccio un po' diverso. Sebbene la protezione delle minacce possa essere vista come un normale antivirus, funziona in modo leggermente diverso. Come già detto, si tratta di un sistema di prevenzione delle minacce in tempo reale più che di un antivirus standard. Ciò che gli manca maggiormente è la funzione di scansione completa, uno degli strumenti più utili per qualsiasi antivirus. E visto che ogni altro fornitore di questo elenco è in grado di offrirla, beh, sì, fa un po' schifo. Ho provato a visitare siti web poco raccomandabili e a scaricare alcuni file dannosi, e a onore del vero, NordVPN è riuscito a rilevare 8 malware su 10 presenti sul mio PC. Sebbene NordVPN con Threat Protection sembri la stessa offerta di cui abbiamo appena parlato con Surfshark, il prezzo è leggermente diverso. Invece di avere un piano che include tutte le funzionalità, NordVPN ha 3 piani. Tuttavia, nel nostro caso, la VPN e la protezione delle minacce sono incluse in ogni singolo piano. Ma se puoi spendere di più, i piani più costosi offrono ben 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato. Se non ne hai bisogno, puoi utilizzare un piano più economico e risparmiare un bel po' nel corso degli anni. Il piano NordVPN più economico si aggira intorno ai 3 euro al mese con un'opzione di fatturazione di 2 anni. Prima di saltare alle conclusioni, non dimenticare di mettere un like a questo video e magari di lasciare un commento su quale fornitore hai scelto e perché era quello giusto per te. Mi piace l'attenzione. Questo è tutto sul miglior antivirus del 2023 per Windows. Facciamo un rapido recap di tutto ciò di cui abbiamo discusso. Norton Antivirus è il miglior antivirus per Windows 11 per qualsiasi utente. Potrebbe essere un po' più costoso, ma vale la pena di acquistare una suite di sicurezza efficace. Bitdefender ha tutti gli elementi essenziali e funziona in modo eccellente. Total AV Antivirus è un antivirus Windows 11 super solido e completo. Surfshark Antivirus è uno dei migliori antivirus per PC se hai a cuore la tua sicurezza online. NordVPN TP è un'ottima opzione se vuoi avere una VPN con una soluzione antivirus. Ok, questo è tutto. Perché non iscriverti al nostro canale? Se hai domande o suggerimenti, lascia un commento qui sotto e ci vediamo presto. Ciao!